a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò quella che è la mia classifica, la mia top 10 dei libri letti nel 2017. Nel 2017 ho letto 57 libri e di questo sono solo contentissimo, felicissimo. Non mi aspettavo di arrivare a un traguardo simile. So che 57 libri non sono tantissimi, ma per me sono tanti e sono solo felice di questo. E poi, prima di iniziare a mostrarvi i libri, volevo fare una piccola premessa. I libri che vi mostrerò non sono in ordine dal decimo al primo posto, per il semplice fatto che mi sono piaciuti tutti allo stesso modo. Ogni libro mi ha lasciato qualcosa e quindi ogni libro per me è un 10 su 10, un 5 su 5 e quindi non esiste il decimo e il primo posto. E poi non vi parlerò nel dettaglio della trama perché altrimenti non finirei più questo video. Detto questo, iniziamo subito con il video vero e proprio. Il primo libro che ho letto nel 2017, che è uno dei miei preferiti in assoluto, è Il Gran Sole di Hiroshima di Carl Bruckner. Questo libro l'ho letto sotto consiglio di mia madre, che lo lesse quando era una bambina. E devo dire che questo libro mi ha colpito tantissimo perché grazie a questo romanzo noi possiamo vedere un'altra faccia di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, la catastrofe avvenuta in Giappone dopo lo sgancio della bomba di Hiroshima, e appunto possiamo viverlo, vederlo con gli occhi di un bambino. Ed è una storia commovente che io consiglio a tutti e che a me ha solo scaldato il cuore. Un altro libro che ho letto nel 2017, che è diventato uno dei miei preferiti in assoluto, è Momo di Michael Ende, che io purtroppo in questa bruttissima edizione, che tra l'altro è un'edizione scolastica, perché ci sono anche gli esercizi, e questo libro mi ha colpito per la sua semplicità. Il modo di narrare di Michael Ende, secondo me, è fantastico. Per me è uno dei migliori autori per bambini dell'ultimo secolo, ecco. Momo ci mette di fronte a quella che è la società contemporanea, una società basata solo sul tempo. Ognuno pensa di sprecare il proprio tempo e cerca di risparmiare il proprio tempo, ma alla fine non vive il proprio tempo. E questo, secondo me, è un messaggio bellissimo che Momo mi ha saputo trasmettere appieno e per questo mi ha colpito come romanzo e io posso solo consigliarvi di leggerlo se ancora non l'avete fatto. E tra l'altro io, parere personale, l'ho preferito alla Storia Infinita di Michael Ende. E questo forse è uno dei miei romanzi preferiti per bambini, per la letteratura, per bambini e ragazzi in assoluto. Un altro libro che ho letto nel 2017, sempre della categoria letteratura per bambini e ragazzi, è Un ponte per Terabitia di Katherine Patterson. Questo, come Momo, ci insegna a vivere quelli che sono gli attimi, i momenti, attraverso la fantasia che appunto ci porta nel regno di Terabitia. E appunto il lettore si sente trasportato in questo meraviglioso mondo creato dalla fantasia di due bambini che all'inizio erano soli, riescono a trovarsi, così il destino li accomuna e li rende partecipi di un'amicizia incredibile. E l'amicizia proprio tra i due protagonisti è quello che mi è piaciuto di più di questo romanzo, un'amicizia che dura per sempre, oltre i confini della vita e della morte, dello spazio e del tempo. L'amicizia, anche alimentata dalla fantasia, e niente, questo libro mi ha colpito moltissimo ed è per questo che io l'ho inserito in questa classifica ed è per questo che io vi consiglio di leggerlo. Poi cambiamo completamente genere e passiamo ai gialli. E qui ho Il Codice da Vinci di Dan Brown, Il Codice da Vinci di Dan Brown, che è l'unico libro di Dan Brown che io abbia mai letto e che penso leggerò perché gli altri non mi ispirano. Appunto, questo è il secondo capitolo riguardante le vicende di Robert Langdon, che è il protagonista del Codice da Vinci, e questo libro l'ho inserito in questa classifica per il modo in cui mi ha catturato la storia, mi ha davvero colpito, mi ha fatto, cioè, sono rimasto incollato alle pagine davvero, non vedevo l'ora di finirlo. L'ho divorato come libro, mi è piaciuto moltissimo. I misteri, gli intrighi,
presenti all'interno di questo romanzo non mi hanno fatto mettere giù il romanzo. Il romanzo era molto dettagliato, ma nonostante questo, nonostante i vari riferimenti storici che potrebbero sembrare noiosi in alcuni casi, il libro è davvero scorrevole e mi ha piaciuto moltissimo e non posso che consigliarvi di leggerlo. Sempre sul filone dei libri thriller gialli, quest'estate ho letto La verità sul caso Eric Ebert di Joël Dicker, che è diventato uno dei miei romanzi preferiti in assoluto e che spero di rileggere al più presto. Nonostante la mole del libro, perché è quasi 800 pagine, questo libro l'ho letto in pochissimi giorni, perché l'ho letto in 4-5 giorni e davvero non riuscivo a staccarmi dalle pagine. La storia è molto coinvolgente, i personaggi sono ben caratterizzati e la storia di questo romanzo mi ha colpito, soprattutto il protagonista. Abbiamo un protagonista caparbio che è Marcus Goldman, che cercherà in tutti i modi di mostrare l'innocenza del suo amico Eric Ebert, che è stato la sua fonte di ispirazione. Scoprirà anche il passato di Eric Ebert, ma nonostante ciò non mollerà le indagini per scoprire appunto la verità su questo caso, sull'assassinio di Nola Kellerghan. E io vi consiglio questo giallo, anche se il libro è immenso, però cioè leggetelo perché è molto scorrevole. Magari leggetelo d'estate quando avete più tempo, perché vi assicuro che non potrete staccarvi alle pagine di questo libro. Poi quest'anno ho letto per la prima volta qualcosa di John Green, perché non avevo mai letto niente di John Green. E sono partito con il suo romanzo più famoso, che è Colpa delle stelle, e poi quest'autunno ho letto il suo ultimo romanzo, ovvero Tartarughe all'infinito. Entrambi i romanzi mi sono piaciuti moltissimo e per questo ovviamente li ho inseriti in questo video. Colpa delle stelle ha saputo narrare quello che è un argomento di attualità, che appunto sono i tumori nei giovani, che una delle cose più tristi di questo mondo, possiamo dire. L'ha saputo narrare con una semplicità unica e allo stesso tempo profonda, e per questo romanzo mi ha colpito moltissimo. Una storia di attualità, la storia di due ragazzi che condividono la stessa malattia e che riescono a trovare l'amore nonostante i loro problemi. E questo secondo me è un romanzo che tutti dovrebbero leggere. E poi appunto vi parlavo di Tartaruga all'infinito di John Green, di cui ho fatto una recensione che vi linko qui sotto in descrizione, che è un libro che mi è piaciuto moltissimo sia per la storia ma più che altro per i personaggi che secondo me sono ben caratterizzati, ben delineati e molto particolari, soprattutto il personaggio della protagonista, in cui io mi sono rivisto moltissimo. E se ancora non l'avete fatto, io vi consiglio di leggere questo romanzo, e se volete sentirmene parlare meglio vi linko qui sotto la recensione. Poi, direttamente dal mondo fantasy, ormai uno dei libri onnipresente nei miei video, o almeno nei miei ultimi video, sto parlando di Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke. Sapete già che cosa penso di questo libro, perché ve ne ho parlato ormai nella maggior parte dei miei ultimi video. E niente, io questo libro l'ho adorato, adoro lo stile di scrittura di Cornelia Funke, non vedo l'ora di continuare la saga e non dico nient'altro, vi dico solo di leggerlo e spero che gli altri capitoli non mi deludano. E poi abbiamo anche lui, che ormai fa parte dei miei video libreschi da un po' di tempo, e sto parlando della Casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs. Il titolo di questo romanzo è infinito, e anche il mio amore per questo romanzo è infinito, perché mi è piaciuto tantissimo, mi ha sorpreso tantissimo. Io non vedo l'ora di continuare questa saga, spero che gli altri romanzi non mi deludano. E come vi ho già detto negli ultimi miei video, leggetelo se ancora non l'avete fatto. Poi concludiamo questo video con una saga, o meglio dire con un autore che ho scoperto quest'anno e che è diventato uno dei miei autori preferiti in assoluto, se non il mio secondo autore preferito in assoluto dopo J.K. Rowling, e molto probabilmente avrete già capito di chi sto parlando. E sto parlando di Rick Riordan, che quest'anno mi ha accompagnato durante la primavera, l'estate e l'autunno, e i suoi libri io li adoro e devo leggerli tutti subito. Qui vi mostro quella che è la prima saga e la seconda saga riguardante i dei dell'Olimpo, e appunto abbiamo Percy Jackson e i dei dell'Olimpo
Il ladro di fulmini, e questa è la versione in inglese. Percy Jackson. Ok, questo è l'ultimo libro. Va bene, Percy Jackson e i dei dell'Olimpo. The Last Olympian, che è il titolo italiano, non so mai, però dovrebbe essere tipo La battaglia finale, qualcosa del genere, e non lo ricordo il titolo italiano, perdonatemi. Poi oramai continuano dal quarto in poi, perché abbiamo il quarto capitolo di Percy Jackson, appunto La battaglia del labirinto, il terzo capitolo di Percy Jackson, Percy Jackson in Dea dell'Olimpo, La maledizione del titano, che tra l'altro è uno dei miei preferiti nella serie. E poi infine abbiamo il secondo, ovvero Percy Jackson in Dea dell'Olimpo, Il mare dei mostri. E poi la seconda pentalogia dedicata al mondo dei dei greci, e in questa pentalogia si aggiungono anche i romani. E nel dettaglio abbiamo Eroi dell'Olimpo, l'eroe perduto, e Eroe dell'Olimpo, il figlio di Nettuno, che sono rispettivamente il primo e il secondo libro della saga di Eroi dell'Olimpo. Di questi libri ve ne ho parlato ormai abbastanza, sapete qual è il mio amore per Rick Riordan e per il mondo che ha creato, e niente, se ancora non l'avete fatto, leggete i suoi libri o perlomeno leggete la saga di Percy Jackson, perché io ho adorato la saga di Percy Jackson e sto adorando la saga di Eroi dell'Olimpo. Bene, il video è terminato, questi erano i miei libri preferiti di tutto il 2017. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a seguire i link che trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!